Two men stood at the verge of the cliff, watching. Businessman, boatman. She's making for Bullock Harbour. The boatman nodded towards the north of the bay with some disdain. There's five fathoms out there, he said. It'll be swept up that way when the tide comes in about one. It's nine days to-day. The man that was drowned. <laughs> a sail veering about the blank bay, waiting for a swollen bundle to bob up, roll over to the sun, a puffy face. Salt white. Here I am they followed the winding path down to the creek buck mulligan stood on a stone in shirt sleeves his unclipped tie rippling over his shoulder a young man clinging to a spur of rock near him moved slowly frog wise his green legs in the deep jelly of the water. is the brother with you malachi down in westmeath with the bannons still there i got a card from bannon. Says he found a sweet young thing down there. Photogirl girl, he calls her. Snapshot, eh? Brief exposure. Uh, Seymour's back in town. The young man said, grasping again his spur of rock, chucked medicine, and going in for the army. "'Ah, go to God. Buck Mulligan said, going over next week to Stew. You know that Red Carlisle girl, Lily? Yes. Spoonin' with him last night on the pier. The father is rotto with money. Is she up the pole? i had better ask seymour that seymour a bleeding officer buck mulligan said he nodded to himself as he drew off his trousers and stood up saying tritely red headed women buck like goats. he broke off in alarm feeling his side under his flapping shirt my twelfth rib is gone he cried i'm the obermensch tootle's kinch and i the superman he struggled out of his shirt and flung it behind him to where his clothes lay. Give us that key, Kinch, Buck Mulligan said, to keep my chemise flat. Stephen handed him the key. Buck Mulligan laid it across his heaped clothes. And twopence, he said, for a pint. Throw it there. Stephen threw two pennies on the soft heap, dressing, undressing. Buck Mulligan, erect with joined hands before him, said solemnly, He who stealeth from the poor lendeth to the Lord, thus spake Zarathustra. His plump, Body plunged. We'll uh, see you again, Haines said, turning as Stephen walked up the path and smiling at Wild Irish, horn of a bull, hoof of a horse, smile of a Saxon, a voice, sweet-toned and sustained, called to him from the sea. Turning the curve, he waved his hand. It called again. A sleek brown head, a seal's, far out on the water, round. Usurper. Due uomini ritti sull'orlo della scogliera guardavano intenti. Uomo d'affari, barcaiolo. È diretta verso Bullock Harbor. Il barcaiolo accennò verso il nord della baia con una certa degnazione. Son cinque tese laggiù, disse. Sarà trascinato da quella parte quando salirà la marea verso l'una. Sono nove giorni oggi. L'uomo che era annegato. Una vela virava nella baia vuota in attesa che un gonfio fagotto venisse a galla, rivoltolasse al sole un volto tumefatto, bianco salino. Eccomi. Scesero lungo il sentiero serpeggiante fino alla caletta. Buck Mulligan era ritto su un masso, in maniche di camicia, la cravatta senza fermaglio sventolante su una spalla. Un giovanotto aggrappato a uno sprone roccioso vicino a lui Muoveva lentamente a guisa di rana le gambe verdi nella fonda gelatina dell'acqua. «Tuo fratello è con te, Malachi?» «È giù a Westmith, coi Bannon.» «Ancora là. Ho avuto una cartolina da Bannon. Dice che ha trovato una piccola dolce pupetta laggiù. Ragazza da foto, la chiama lui.» «Istantanea, eh? Posa breve.» «Simur è tornato in città.» Disse il giovane, riafferrando il suo sperone di roccia. Ha piantato la medicina e si dà alla carriera militare. Oh, va con Dio! disse Buck Mulligan. Parte la settimana prossima per fare la sgobbata. Conosci quella rossa di Carlisle, Lily? Sì. Filava con lui ieri sera sul molo. Il padre è fradicio di soldi. Si è fatta inguaiare? Bisognerebbe domandarlo a Seymour. Seymour, fottuto ufficiale, disse Buck Mulligan. Annuì a se stesso mentre si sfilava i pantaloni e, alzandosi in piedi, diceva adagio. Le rosse di pelo cozzano come capre. Si interruppe spaventato, palpandosi un fianco sotto la camicia svolazzante. La mia dodicesima costola è scomparsa, gridò. Sono l'Ubermensch. Kinch lo sdentato e io i superuomini. Si districò dalla camicia e se la gettò dietro le spalle, dove si ammucchiavano i suoi vestiti. Dacci quella chiave, Kinch, disse Buck Mulligan, per tenere distesa la camicia. Steven gli porse la chiave. Buck Mulligan la posò di traverso sul mucchio dei vestiti. E due pence, disse. Per una pinta, buttali lì. Steven buttò due monete sul soffice mucchio. Vestirsi, svestirsi. Buck Mulligan, eretto, con le mani giunte davanti a sé, disse solennemente: Chi ruba al povero presta al Signore. Così parlò Zaratustra. Il suo corpo paffuto si tuffò. Ci rivedremo disse Haynes, voltandosi e sorridendo dei pazzi irlandesi mentre Steven risaliva il sentiero. Corno del toro, zoccolo del cavallo, sorriso del sassone. Una voce, dolce canora e tenuta, lo chiamò dal mare. Alla svolta egli sventolò la mano. Quella chiamò ancora. Una testa bruna, liscia, di foca, al largo sul mare, tonda, usurpatore. Seguendo il sentiero della Torre Martello, siamo arrivati al mare con i nostri tre protagonisti, mentre guardano un'imbarcazione diretta al porto artificiale Bullock Harbour, a sud-est di Dublino. Ci vengono descritti insieme a questi due uomini sull'orlo della scogliera. Joyce li indica così: businessman, boatman. L Uomo d'affari, barcaiolo. De Angelis e Terrinoni rispettano questo stile asciutto da sceneggiatura, che invece Celati riporta al narrativo aggiungendo gli articoli indeterminativi: un trafficante, un barcaiolo. Il barcaiolo con espressione sdegnosa guarda verso il largo e prevede la zona di mare in cui il corpo di un uomo annegato lì nove giorni prima sarebbe riaffiorato in giornata verso le 13 con l'alta marea si diceva che doveva accadere così che i corpi degli annegati non recuperati riemergessero da soli al nono giorno Steven immagina il volto dell'annegato che riaffiora con questo viso bianco salino come De Angelis traduce la parola composta salt white mentre gli altri due traduttori scrivono bianco come il sale bianco di sale con auto ironia sagace Steven conclude il suo pensiero eccomi here i am lui che non è capace di nuotare ricordiamo antieroe come icaro il figlio di dedalo che abbiamo detto nella puntata numero 4 era morto in mare il luogo dove Mulligan si immergerà, Joyce qui lo chiama The Creek, tradotto cronologicamente caletta in senatura cala. In effetti non siamo né in una spiaggia, perché parliamo di scogliere, ma neanche in una caletta, tantomeno in un ruscello, altra possibile traduzione di creek, anche se più di derivazione statunitense. In realtà ci troviamo sempre nella baia di Sandicov, a un centinaio di metri dalla torre. Nella foto che vi lascerò sul blog noterete che fra le rocce c'è un punto di accesso dove si scende a mare. Eh, si ha l'impressione di una caletta, ma in realtà siamo già in mare aperto e profondo. Buck Mulligan si sta già svestendo sugli scogli, interessante è questa unclipped tie, cravatta senza fermaglio per De Angelis cravattino slacciato per terrinoni, cravatta sciolta per celati, e sempre riferito alla cravatta, rippling over his shoulder, sventolante su una spalla, ondeggiante sulla spalla, svolazzava sulla spalla, sempre De Angelis terrinoni celati, più che altro perché ci ricordano molto l'incipit. Dove Mulligan aveva questa vestaglia svolazzante e slacciata, senza cintola, no? Ricordiamo, ungirdled. E ora a svolazzare slacciata è la cravatta, unclipped, slacciata anch'essa senza fermaglio, come dice De Angelis, con questi aggettivi col suffisso di negazione, un, ungirdled, unclipped, evidentemente tanto cari a Joyce. Apprendiamo da un giovane che sta riemergendo dalla sua nuotata che. Mulligan ha un fratello che al momento si trova ospite di certi Bannon nella contea di Westmith nell'entroterra poco distante da Dublino. Il giovane dice di aver ricevuto una cartolina da uno di questi Bannon che gli annuncia di aver incontrato una bella ragazza, una bellezza da foto, ragazza da foto, proprio come è stato tradotto questo photo girl. Il riferimento sarà più chiaro più in là al lettore. Si parla di Millie Bloom la figlia del protagonista della seconda e terza parte del romanzo, Leopold Bloom, figlia che oltre a lavorare presso un laboratorio fotografico sarebbe anche piuttosto carina e frequenterebbe questo Alec Bannon di Westmith, amico dei Mulligan. Buck Mulligan non perde l'occasione per le sue solite allusioni. Snapshot, istantanea, brief exposure, posa breve. Rinoni e Celati scrivono esposizione breve, ma comunque il fatto è che all'epoca il concetto di photo girl era anche riconducibile non solo alle impiegate degli studi fotografici, ma anche a giovani, avvenenti ragazze assunte a fini promozionali fino ad arrivare anche all'industria pornografica che sfruttò il mercato delle istantanee appunto per imporsi. I pettegolezzi sugli scogli proseguono alla notizia che. Un certo Seymour abbia abbandonato gli studi di medicina, ricordiamoci che sono gli studi di Mulligan, di Gogarty, anche di Joyce, li abbia abbandonati per una carriera militare, chiaramente nell'esercito britannico che all'epoca reclutava anche molti giovani irlandesi. E così viene tradotta l'esclamazione di Mulligan: Go to God, va con Dio per De Angelis, Dio lo accolga per Terrinoni, va a Percelati. Proprio per dire come il linguaggio si sta facendo sempre più colloquiale. Si intende che i personaggi sono tutti più o meno coetanei, quindi neanche 30 anni, poco più di 20-25. Così come quel Going Over Next Week to Stu, con cui il giovane sulla scogliera prosegue. E che per De Angelis e Celati è riferito a questo Seymour che sta per arrolarsi, parte la settimana prossima per fare la sgobbata. Appunto, going over next week to stew. Celati scrive: La settimana prossima è già là a sbiellarsi, quindi una fatica secondo lui più mentale che fisica. Sbiellarsi anziché sgobbare. E poi per Terrino invece abbiamo: Ci vado la settimana prossima a sfacchinare. Quindi, a spacchinare sembrerebbe non tanto Seymour che va a fare il militare, ma proprio questo giovane sulla scogliera che sta parlando a Mulligan di Seymour. Seymour che Mulligan definisce bleeding officer, fottuto ufficiale per De Angelis, stramaledetto soldato per Terrinoni, stronzo d'ufficiale per Celati. Questo per dire che ed è evidente che lo slang e l'informalità si intensificano e con esso anche la curiosità in fondo nostra sulle traduzioni soprattutto quando si parla di questa certa Lily una ragazza dai capelli rossi sentiamo varie cose su di lei primo che il padre è fradicio di soldi per De Angelis soldi che gli escono dalle orecchie per celati e per terrinoni che traduce riportando invece pari pari il termine slang il padre è rotto di soldi rotto è proprio la parola del testo originale da rotten, marcio, fradicio come suggeriva anche De Angelis sempre di questa lili si dice anche che filava con Seymour ieri sera sul molo De Angelis e Celati stava a limonare per Terrinoni per tradurre questo spooning si dice anche che si sarebbe fatta inguaiare per De Angelis, messa nei guai per Terrinoni, ingolfare per Celati, per tradurre quel up the pole, che sarebbe a significare appunto anche di persona impazzita, incasinata, inguagliata, non solo per difficoltà economiche, ma anche per, per esempio per una gravidanza, come per esempio per le ragazze madri. E quarto, sempre di questa Lili, Mulligan si abbandona al trito stereotipo delle rosse focose, lascive, pronunciando questo detto proverbiale, le rosse di pelo cozzano come capre, abbiamo sentito da De Angelis di cui abbiamo letto la traduzione oggi, Terrinoni scrive le donne dai capelli rossi sgroppano come capre, e celati, le rosse ci dan dentro come capre. Sarebbe Red Headed Women, Buck Like Goats. E notare come questo cozzano, sgroppano, sia proprio in originale Buck, il suo soprannome, Malachi, Buck Mulligan. E già in precedenza Mulligan aveva fatto uso del termine Buck, nella puntata numero 5 ne avevamo parlato, quando dicevamo del suono dattilo, Malachi, Mulligan, saltellante come un cerbiatto, tripping like the buck. Bach, come verbo, infatti, vuol dire appunto scalciare, sgroppare, come sostantivo invece maschio degli animali, soprattutto quelli scalcianti come il cervo, il cerbiatto, il coniglio o anche appunto la capra, il capro. Maligan ha ancora il tempo di fare qualche scenetta prima di tuffarsi, e infatti si palpa il fianco, dichiarando con la mancanza della dodicesima costola di essere l'Ubermensch, il superuomo nicciano, anzi di essere lui insieme allo sdentato Kinch Steven. Allora, sembra che nella realtà lo stesso Joyce, quando si autoesiliò a Parigi, non se la passasse bene né a livello economico né a livello di salute e anche e soprattutto per problemi odontoiatrici. Aveva dei problemi di denti, James Joyce, da qui lo sdentato Kinch, appunto. Terrinoni traduce senza incisivi proprio perché, lo specifica nella sua nota, toothless, il termine. In inglese utilizzato da Joyce, significa anche senza incisività e poi dei denti bianchi puntinati d'oro di Mulligan, di un Mulligan crisostomo, avevamo già parlato nell'episodio 3 e ce ne ricordiamo adesso, accostandoli al, allo sdentato Kinch. Mentre per la mancanza di una costola, ehm, ecco, questo fa di Buck Mulligan una sorta di Adamo, quindi di primo uomo superuomo, in quanto anche il primo che oltraggerà la legge morale, parlando sempre niccianamente, si era già parlato di Nietzsche presenza ricorrente nell'Ulisse, nella nostra puntata 9, quando, quando ci si riferiva agli iperbori dell'anticristo. Dopodiché a Mulligan non rimane che spogliarsi, liberarsi della camicia, mentre Steven già si sta allontanando. Mulligan si premura che Steven Prima di andarsene del tutto, gli lasci, assieme a un paio di penni, la chiave della torre sui vestiti ammucchiati con la scusa di tenergli ferma la camicia. Camicia che in realtà nel testo originale è chiamata da Mulligan alla francese chemise, e invece i nostri traduttori traducono tutti come camicia. E Steven, che ricordiamo, aveva già precorso questa richiesta nella puntata 24. Poco fa, immaginando che Malligan gli avrebbe chiesto la chiave della torre, per il cui affitto, fra l'altro i soldi li presta proprio Steven. E Steven obbedisce al comando. Malligan sdrammatizza, sempre indelicatamente, storpiando in questo caso i proverbi biblici 19-17: chi fa la carità al povero fa un prestito al Signore, che qui diviene: chi ruba al povero presta al Signore. Così parlò Zaratustra, strizzando ancora l'occhio. A Nice. E il suo corpo paffuto, pingue, grassoccio, finalmente si tuffa. Ecco che ritorna a fine episodio l'aggettivo che l'episodio lo aveva aperto, plump, nell'incipit, appunto. Paffuto, pingue, grassoccio. I traduttori conservano questa traduzione. Oltre a Steven anche. Haynes si congeda sorridendo ai pazzi irlandesi, come De Angelis e Celati traducono Wild Irish, che invece Terrinoni risolve con la sregolatezza irlandese, anche se però eh, si dice che fin dal XV secolo gli inglesi si riferissero agli irlandesi proprio chiamandoli Wild Irish, letteralmente selvaggi irlandesi. E la cosa sembra avere senso anche per il fatto che Steven contraccambia mentalmente l'epiteto elencando in maniera proverbiale le tre cose di cui bisogna aver paura. Il corno del toro, lo zoccolo del cavallo, il sorriso del sassone. Sassone Haynes, chiaramente, col suo sorriso ai selvaggi irlandesi. E l'episodio si chiude con... Un altro ipotetico scambio di battute fra la voce dolce-canora, come abilmente De Angelis tradusse il vocabolo composto sweet-toned, dolce-canora, che invece Terrinoni e Celati normalizzano con un dolce, per riferirsi alla voce di Mulligan, e di questa sua. Testa bruna, liscia, di foca al largo del mare, tonda, che chiama, continua a chiamare Steven, probabilmente sempre con questo suo dolce atteggiamento canzonatorio. Lo chiama a più riprese e Steven, con un cenno di addio, risponde: anzi, non risponde così perché avviene nella sua mente, usurpatore. Questa è la celebre chiusura del primo episodio dell'Ulisse, con tutti gli evidenti richiami ai proci dell'Odissea che agognano al trono e alla moglie di Ulisse a Itaca, al re Claudio, zio di Amleto, che ne ha ucciso il padre e fratello per impossessarsi del regno di Danimarca, e non ultimo al colonizzatore inglese, anche se Mulligan non lo è di per sé, ma vi potrebbe essere identificato probabilmente da Stephen per la sua ospitalità rivolta al Sassone Heinz. Fatto sta che con questo di Mulligan e questa dipartita di Steven non torneremo più da queste parti a Sendikov né Steven né noi e il nostro ritratto dopo tanta fatica in questo primo episodio forse non si è evoluto più di tanto forse non vale neanche la pena arrischiarsi ancora salvo accettarlo così com'è eternamente abbozzato incompiuto indefinito, sempre in corso d'opera, mai a riposo, come l'Ulisse.